20 novembre. Queste cose avvennero loro per servire da esempio, per noi. 1 Corinzi 10:11. Essere come Ester. È un errore pensare che chi ottenne grandi risultati nella Bibbia fosse in qualche modo diverso da noi e dire, nella mia situazione una vita del genere non è possibile. Ester nacque in schiavitù e per la sua bellezza, un re pagano ne fece una delle sue mogli. Pensa a come si sarà sentita fuori posto. Ma nessun luogo è fuori posto, quando ti trovi dove Dio vuole che tu sia. Quando Aman complottò per far sterminare i giudei, Ester era stata strategicamente posizionata da Dio per salvarli. Scoprì lo scopo della sua vita quando suo zio Mardocheo le disse che era diventata regina appunto per un tempo come questo, Ester 4:14. E quale fu la sua reazione? Entrerò dal re in nome del mio popolo. E se io debbo perire, che perisca. Versi 16. Ma invece di morire, ottenne la vittoria. Che cosa possiamo imparare da Ester? 1. Quando cominci, Dio non ti darà tutti i dettagli. Ciò non vuol dire che egli non abbia un piano. Ma solo cercando lui, scoprirai il suo piano e otterrai la sua forza. 2. La conoscenza è potere. Che tu sia uno schiavo o un sovrano, quando sai che Dio ti ha chiamato, riuscirai a superare ogni ostacolo che si presenti. 3. Sapere che Dio ha il controllo, ti dà coraggio. Quando Ester disse, se io debbo perire, che perisca. Lei si stava semplicemente mettendo nelle mani di Dio, sapendo che anche la morte può essere affrontata con fiducia quando confidiamo in Lui. Non solo Dio ha un posto per te qui sulla terra, ma ne ha uno ancora migliore per te in cielo. E questo ti mette nella situazione più favorevole in assoluto. Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.